È ora il momento di Corrado Malanga, ricercatore in chimica organica presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa, autore di diverse pubblicazioni, Io ed Io e il Dio, e una grande fama arriva anche dal mondo degli UFO, di cui ha formulato tesi di forte originalità. Oggi ci parlerà di dualità, il limite della scienza. Invito adesso Corrado Malanga, grazie, un applauso. Scendi tu Corrado, se ti stai in piedi, sederti. Ok, ben arrivato. Grazie, 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 grazie. Allora, tutte le volte che devo cominciare un discorso tecnicamente dovrei avere le idee chiare, poi in realtà le idee si chiariscono durante l'esposizione, però bisogna partire dalla dualità. Io ho fatto un corso di studi, ho una mentalità, o avevo una mentalità che era prettamente maschile. Poi, con l'andare del tempo, ho scoperto, diciamo così, anche la mia parte femminile, e ho tentato di metterle insieme, queste due parti. Sicché mi sono dovuto chiedere sostanzialmente. Perché nella vita uno fa questo tipo di percorso, che era un percorso interiore che io ho fatto. Così ho chiesto aiuto al mito e ho chiesto aiuto alla fisica quantistica, pensate, due cose che potrebbero sembrare una il contrario dell'altra, invece sostanzialmente scopro, almeno con la mia chiave di lettura, con la mia consapevolezza, con la mia mappa del territorio, che queste due cose dicevano la stessa cosa. Dunque, noi che siamo qui a parlare di dualità, ci dobbiamo chiedere la dualità da dove viene. Ci dobbiamo chiedere se effettivamente esiste, perché poi alla fine potremmo scoprire che non è vero. E siccome la fisica quantistica dice che l'universo è fatto in un certo modo, per un attimo crediamoci, la fisica quantistica ci dice che l'universo è una specie di scatolone. E in questo scatolone noi possiamo abitare, siamo costruiti dalle stesse regole dello scatolone, e sostanzialmente per capire come è fatto lo scatolone lo dobbiamo guardare. Così, guardando il vaso che il dio Ptah, il vasaio di turno, ha creato, noi potremo avere delle indicazioni su chi era il dio Ptah. Chi scrive un libro sostanzialmente non si sa bene chi sia. Noi leggiamo il libro e cerchiamo, dalle regole del libro, da quello che c'è scritto dentro, di capire anche come è fatto l'autore del libro. Studiando l'universo, noi in qualche modo cerchiamo di capire come siamo fatti noi stessi che abitiamo all'interno dell'universo. La dualità, beh, certo, non si può mica dire che la dualità non esiste. Buono, cattivo, acceso, spento, pieno, vuoto. Tutto l'universo sembra duale. Sembra che sia innegabile questa cosa. Sembra innegabile. C'è però un altro aspetto della questione che va subito affrontato, perché sennò dopo vengono delle domande. Ma come? L'universo non era basato su tre cose: sulla Trinità, sulla Trimurti, sulle quelle cose che sono state scritte nel libro della Madame Blavatsky, per chi le conosce, prima è nato l'uno, poi è nato il due, dall'uno del due è nato il tre. Quindi sembra che nella mitologia sta cosa del tre prenda in qualche modo forza, forma, e allora non è vero che c'è la dualità, non è vero che ci sono i buoni e i cattivi, ma ci deve essere un terzo incomodo da qualche parte. Allora, guardate, la fisica spiega questa cosa in modo abbastanza chiaro. In realtà, per esempio, un aspetto della trinità, dell'essere trino, è legato proprio alla natura dell'uomo, aspetto mentale, aspetto spirituale, aspetto animico, che potrebbe essere il femminile, l'androgino e il maschile.
Brahma nel mito, Brahman nel mito crea Shiva, Brahma e Vishnu. Shiva e Vishnu sono sostanzialmente quelle due parti della dualità dell'universo che si contrappongono sempre tra di loro. Nella più modesta culturalmente religione cattolica si potrebbe dire che ci sono i demoni e gli angeli. Il buono e il cattivo, l'acceso e lo spento, il bianco, il nero, a volte il blu e il giallo, che sono i colori complementari. In realtà noi non ci accorgiamo di questa trinità che ci sfuma sotto gli occhi tutti i giorni, perché noi vediamo in realtà non una trinità, ma vediamo una sola dualità. La trinità sì, sappiamo che c'è, ma sfuma. Per quale misterioso motivo? C'è una legge che si chiama legge di Shannon, è un matematico che ha fatto un'osservazione. L'osservazione è la seguente: voi camminate per la strada, vedete una macchina che si muove, guardate i cerchioni, la macchina comincia a muoversi e i cerchioni cominciano a girare, a un certo punto si crea un fenomeno strano per cui il cerchione sembra fermo. Addirittura dopo un po', quando la macchina aumenta la sua velocità, il cerchione sembra dare l'impressione che la ruota si sta girando in senso contrario. Che cosa sta succedendo? Shannon dice: noi osserviamo l'universo. Quando osserviamo l'universo, come tutte le cose dell'universo, vibra, c'ha una vibrazione, una pulsazione. Noi possiamo renderci conto di questa pulsazione solo se essa non è troppo rapida. Per esempio, pensate a una lampada che si accende e si spegne sempre più velocemente, a un certo punto ci apparirà sempre accesa. Che strano. Quindi noi stiamo perdendo la consapevolezza che la lampada si accende e si spegne perché ci sembra sempre accesa, cosa che non è. Quindi il nostro modo di vedere una dualità acceso-spento scompare, non la vediamo più, vediamo solo un fenomeno intermedio. Questo succede perché Shannon dice: quando te analizzi un fenomeno, questo fenomeno lo devi analizzare con una frequenza, per esempio il tuo occhio, che è doppia, almeno doppia, della frequenza a cui si muove il fenomeno che stai osservando, se no non vedi niente. Non ti rendi conto di quello che sta succedendo. Il nostro occhio scatta un'immagine ogni ventesimo di secondo. Se la cosa che stai osservando ogni ventesimo di secondo si ripropone così com'era, la prima fotografia che fai è così, la seconda fotografia che fai è così, e non ti sei accorto che nel frattempo la mano ha fatto un giro. Ti sembra che tutto sia fermo, mentre in realtà tutto si sta muovendo a una grande velocità. Perdi la consapevolezza del duale, perdi la consapevolezza che ci sono due aspetti, per esempio, due colori che potrebbero essere il giallo e il blu su una ruota che si intervallano tra di loro. Prima viene fuori il giallo, poi una fetta blu, poi una fetta gialla, poi una fetta blu. Quando questa ruota comincia a girare velocemente, il tuo sistema mentale vede verde, e il verde non c'è, c'è il giallo e c'è il blu. Allora questo aspetto della dualità, per esempio tra il blu e il giallo, viene completamente perso a favore del verde. Da dove nasce quindi l'aspetto della trinità? Nasce da una velocissima interconversione di due, si dicono, figure limiti di risonanza, che tra di loro si interconvertono molto rapidamente. Noi abbiamo un'idea dell'universo che sovente è un'idea fissa, ferma. Non riusciamo a vedere le grandi vibrazioni, perdiamo quella che è la dualità che c'è a monte, che è nascosta. Ma questo perché dovrebbe accadere? Vedete, per un attimo immaginiamoci di essere noi i creatori dell'universo. Facciamo questa ipotesi:
se noi siamo i creatori dell'universo, abbiamo creato l'universo con una certa frequenza, l'abbiamo fatto. Quando andiamo a guardare l'universo che abbiamo creato, guardiamo l'universo con la stessa frequenza con cui l'abbiamo creato. Siamo fregati, perché Shannon dice ci vuole almeno il doppio della frequenza, te devi essere molto più bravo di come hai creato quella cosa, perché sennò quella cosa non ti appare come tu l'hai creata, ma tu non vedrai niente, non vedrai i due aspetti che sono, per esempio, il vuoto e il pieno, l'acceso e lo spento, il maschile e il femminile, in una certa qual misura, ma vedrai una cosa confusa. Perché? Perché la tua consapevolezza non è corretta. Dovresti usare una consapevolezza con una frequenza superiore, almeno del doppio. Ah, ma allora è proprio vero che noi potremmo essere i creatori dell'universo, perché a noi ci accade questo. Ma che significato è dire siamo i creatori dell'universo? Perché esiste la dualità e qual è il significato della dualità? Vabbè, parliamo per esempio, focalizziamo la nostra attenzione sull'idea di libero arbitrio. Perché vedete, il libero arbitrio è legato al fatto che se te vieni posto su un binario, puoi scegliere se andare avanti o andare indietro. Se il libero arbitrio non ci fosse, ti mettono su un binario che ha un solo senso, una semiretta, e te sei costretto ad andare avanti. Allora, cosa dicono i religiosi? Dio ti ha creato e ha creato il libero arbitrio perché tu possa scegliere, e questa scelta deve essere motivata. Ma perché tu devi scegliere? Devi scegliere perché evidentemente devi fare, prenderti la responsabilità della scelta, comprendere cosa c'è scritto dentro la scelta, e con questa situazione fare l'esperienza di che cosa vuol dire scegliere. Perché dalla scelta evidentemente bisogna capire qualcosa, se no non ci sarebbe bisogno di scegliere. Allora il libero arbitrio è la rappresentazione della dualità. Io posso scegliere di andare avanti o indietro. Attenzione, fondamentalmente bisogna cercare di comprendere una cosa chiara. Nell'universo questa dualità appare come un bisogno dell'essere umano e appare dappertutto, anche quando noi non ce ne accorgiamo per il principio di Shannon. Vedete, ci deve essere un motivo per cui noi dobbiamo passare attraverso l'esperienza della dualità. Mi sono chiesto questo. Le cellule biologicamente si dividono in due, non in tre. Le reazioni chimiche, quando accadono, accadono perché due molecole, due atomi, si sono urtati tra di loro. Non esiste nessuna reazione chimica con un urto trimolecolare, perché ci dovrebbe essere un caso in cui tre molecole, tre palline, sbattono l'una contro l'altra nello stesso preciso istante. La terza pallina, il terzo incomodo, va a sbattere ugualmente con la prima e con la seconda. Una probabilità praticamente impossibile da realizzarsi. Quindi non esistono reazioni chimiche trimolecolari. È evidente che noi viviamo in un contesto che ci sembra assolutamente duale. Ma sarà vera questa cosa? Perché se noi osserviamo attentamente il fenomeno fisico, ci accorgiamo che questa dualità sfuma. Ci hanno detto che esiste la dualità, ce l'hanno insegnato a scuola. Te vai alla scuola elementare, ai miei tempi la maestra divideva col gesso la scuola, la lavagna in due parti e scriveva buoni e cattivi, e te in quell'istante finivi di imparare che cos'era la realtà. Il bambino piccolo ne sa molto di più. Quando entra a scuola e ti dicono che ci sono i buoni e i cattivi, lì inizia la fine del cervello. Perché non ci sono i buoni e i cattivi, ma lì ti dicono che l'universo è fatto di buoni e di cattivi. E te finirai, per questo imprinting, per crederci per tutta la vita. Con dei disastri a livello geopolitico che vediamo in questi giorni, gravissimi. Ammettiamo di avere una matita in mano, e questa matita facciamo finta che sia un asse cartesiano. Noi possiamo prendere la matita e girarla in senso orario
oppure girarla in senso antiorario. Vedi, esiste la dualità. Ci sono gli amminoacidi che girano il piano della luce polarizzata a destra, quelli che girano a sinistra. C'è la possibilità di ruotare una lancetta dell'orologio a destra e a sinistra. Il tempo può andare avanti o può andare indietro. Tu ti puoi muovere nello spazio in avanti oppure indietro. Tutto è duale. Il segno più e il segno meno. È una fregatura. Guarda, te gira la matita in un certo senso e guarda, mentre tu stai guardando la punta della matita, vedi che la matita sta girando in senso orario, cioè nello stesso senso delle lancette dell'orologio. Ti posso assicurare che io da questa parte la vedo girare al contrario. Allora non esiste girare la matita, cioè l'asse, in senso orario o in senso antiorario. Esiste un'altra cosa. O la matita sta ferma o gira. Ma gira in senso orario, gira in senso antiorario, non ha senso. Non c'è questa dualità. Perché è il tuo punto d'osservazione che ti fa cambiare la realtà dei fatti. Cioè, tu stai percependo un fenomeno che a seconda della tua consapevolezza lo puoi vedere totalmente al contrario di un altro che viene a guardare questo fenomeno da un altro punto di vista. Non esiste quindi il più e il meno, esiste il fare qualcosa o stare fermi. E voi mi potete dire, come il codice binario, 0, 1, passa corrente e non passa corrente, vedi che c'è la dualità. No, non c'è la dualità, perché quando non succede nulla, quindi non passa corrente, la matita non si muove, non sta succedendo niente, non si sta passando attraverso una cosa fondamentale che è il fare. I babilonesi che hanno scoperto una matematica importante, che era una matematica a 6 numeri, uno di questi numeri era lo 0, poi c'erano 1, 2, 3, 4 e 5. Lo 0 era all'inizio della matematica babilonese il niente, quindi loro non lo scrivevano 0, tutte le volte che dovevano indicare lo 0 lasciavano un buco, uno spazio vuoto a indicare che lo 0 è il nulla. Il nulla non può essere espresso da nessun simbolo. Dopo ci hanno messo lo zero, ma viene dopo questo. Questo che cosa vuol dire? Sostanzialmente, noi parliamo per esempio di ordine e di disordine, no? Il disordine è il contrario dell'ordine, allora vedi che c'è la dualità. Allora voi pensate di entrare nella cameretta del vostro figliolo e di trovare un casino della Madonna. Quello è il disordine, no? Allora vedi che c'è il disordine, vedi che c'è l'ordine. Guardate che non è così. C'è solo l'ordine nell'universo. Perché? L'ordine può essere infinito, una cosa tutta fatta per benino, con le leggi di che cosa? Cos'è che stabilisce che cos'è fatto per benino? La simmetria. Tutte le cose che sono simmetriche, che sono fatte con elementi di simmetria, che sono piani di simmetria, assi di simmetria, eccetera, e che sono operatori matematici, come il più, il meno, il per e il diviso, più elementi di simmetria una cosa ha, più è simmetrica. La sfera ha infiniti elementi di simmetria, il cubo ce n'ha meno. Quindi la sfera, da un punto di vista entropico, ha un contenuto di entropia più elevato del cubo. Perché l'entropia è importante? Perché l'entropia è una misurazione di tante cose. Una delle cose che misura l'entropia è l'ordine e il caos. Bene, cosa si evince? Si evince dal secondo principio della termodinamica, c'è scritto su tutti i libri che sono scritti quasi tutti male, che l'entropia è una misura del disordine. Nessuno ha mai fatto caso al fatto che davanti all'entropia c'è un segno meno. Il meno disordine. Il meno disordine è l'ordine. Secondo una cattiva interpretazione, siccome il secondo principio della termodinamica dice che l'entropia aumenta sempre, dovrebbe aumentare sempre il disordine. Ma a te pare che aumenta il disordine? Guarda come è fatto l'universo. È nato da un ipotetico Big Bang confusionario della Madonna.
ma l'universo si sta piano piano raffreddando, tutte le cose vanno al loro posto e si sta ordinando. Ma perché l'hanno chiamato disordine? L'hanno chiamato disordine a metà del 1800, quando scoprono questo principio, perché i preti non si potevano permettere il lusso di dire che la creatura di Dio, l'universo, si stava raffreddando, stava morendo. È per questo che l'hanno chiamato disordine. E i fisici termodinamici come hanno fatto? Ci hanno messo un segno davanti per dire sì, diamo un po' all'idea della Chiesa, che la Chiesa abbia ragione, però e i conti ci devono tornare. Quindi ci metto un segno davanti. È il meno disordine che sta aumentando. Quindi quello che sta aumentando è l'ordine. Perché vi faccio tutto questo discorso? Perché il disordine non esiste. Esiste l'ordine infinito, ma man mano che l'ordine infinito diventa meno infinito, cioè più, un po' più disordinato, l'ordine va a zero. Nell'istante in cui l'ordine va a zero, tu credi di vedere il massimo disordine. Ma il disordine sarebbe un ordine col segno meno, che non esiste, perché più casino di così della stanza di tuo figlio non troverai. Quindi l'entropia è qualcosa di solo positivo che va da un numero infinitamente grande a zero. Il disordine quindi non c'è, non esiste. Ah, porca miseria, ma siccome il secondo principio della termodinamica ci dice esattamente come è fatto l'universo, allora vuol dire che se non c'è il disordine non c'è la dualità. Ci sono i buoni e i cattivi? I buoni sarebbero ordinati e i cattivi sarebbero disordinati? No, perché il disordine non c'è. Allora che cosa vuol dire buoni e cattivi? Non vorrà dire, siccome l'entropia è la rappresentazione anche di una misura coscienziale, che la misura della coscienza va da zero a infinito, ma non ci può essere un'anticoscienza. Questo vorrebbe dire che, per esempio, la separazione che esiste tra la destra politicamente e la sinistra, oppure tra l'America in questo istante e la Russia, non deve essere vista come una divisione, una dualità, perché tale dualità in realtà sarebbe un'altra cosa, sarebbe qualcuno che ha un po' di coscienza, qualcun altro, non so chi, che potrebbe avere una coscienza diversa, quindi o più grande o più piccola. Quindi si tratta di due gruppi che hanno coscienze e consapevolezze di sé talmente diversi da apparire ai nostri occhi completamente diversi, ma non sono diversi, hanno consapevolezza di sé differente. Beh, questo però da un punto di vista sociale cambia le cose, perché io non posso dire il governo, per esempio, è cattivo. Posso dire il governo è fatto da stupidi, ma no, è cattivo. E tutto cambia, perché se quello lì è cattivo, allora vado lì, gli do una martellata sulla testa e lo faccio stare al suo posto. Se è stupido, ne devo avere compassione. Ti cambia tutta l'idea della società in questo modo. In realtà, nella fisica quantistica, tutto questo c'è scritto. E noi ci dobbiamo chiedere a cosa serve dunque la dualità, l'esperienza della dualità. L'esperienza della dualità serve a questo. Innanzitutto, perché noi abbiamo la dualità? Abbiamo la dualità, l'universo è costruito così, ci appare fintamente duale, perché abbiamo visto 30 secondi fa che la dualità non esiste, ci appare duale perché noi abbiamo la consapevolezza, crediamo che l'universo sia duale. Lo crediamo, ma per quale motivo? Perché abbiamo bassa consapevolezza dell'universo. Perché è tutto nato così? Perché siamo finiti in questo groviglio di cose? Perché la coscienza iniziale, che è la vera cosa unica che esiste come realtà reale, dove realtà reale vuol dire sempre stato così, sarà sempre così, è così ora e sarà sempre così anche in futuro, la coscienza a un certo punto ha avuto una necessità. Pensate, la necessità della coscienza quale può essere? Ma come? La coscienza sa tutto. Certo, ma la coscienza ha dei limiti.
chiediamoci questo: se sapesse tutto, non avrebbe limiti, quindi non avrebbe necessità di fare, perché attraverso il fare si costruisce l'esperienza necessaria a comprendere quello che te non hai capito. Ma se hai capito tutto, perché devi fare? La coscienza starebbe ferma. Evidentemente ciò non è, ciò non era. La coscienza ha avuto la necessità di comprendere l'unica cosa che la coscienza non può sapere. Cosa vuol dire essere in due? La coscienza è da sola, ha fatto tutta la realtà, tutte le esperienze, tutto, ma l'unica cosa che non si è mai divisa. L'unica possibilità per la coscienza di comprendere se stessa, fino in fondo, è di fare attraverso il fare l'esperienza della dualità. A quel punto la coscienza si divide in due. Basta. Nell'istante in cui la coscienza si divide in due coscienze, quello che succede è che si crea la dualità. Uno dei due pezzi guarda quell'altro e dice: la colpa è tua. L'altro della separazione. L'altro pezzo guarda quell'altro e l'altro dice: no, ma io veramente non c'entro niente, è successo. La fisica quantistica, vi ricordo, che dice che l'universo è non locale, cioè non esiste né lo spazio, né il tempo, né l'energia, cioè tutto accade in un unico istante. È il nostro cervello che è, secondo il principio di Shannon, ci fa credere che ci sia questa sala, con queste persone, che ci sia lo spazio, il tempo e l'energia. Non è così. Pribram sostiene che il cervello è un lettore di ologrammi, pensate. Bohm, fisico quantistico, sostiene che l'universo è un ologramma, pensate. Questa è la fisica moderna, questa è la neurofisiologia moderna. Allora, noi ci dobbiamo chiedere, siccome questo punto, questo momento della vita è lo stesso momento dell'inizio dell'universo ed è anche il momento della fine dell'universo, noi vediamo in realtà una timeline che si sta sviluppando, ma questa timeline la vede solo il nostro cervello, che legge erroneamente nell'ologramma in questo modo. Se noi fossimo al di fuori dell'ologramma, dice la fisica quantistica, noi non vedremmo il tempo. Noi vediamo il tempo solo perché siamo all'interno dell'ologramma, e te lo spiega con le formulette. Quindi il tempo è finto. Però noi sappiamo a questo punto che il tempo finto ci fa capire che quello che succede ora è quello che succede all'inizio, quando le due coscienze si sono formate. Ed ecco perché noi stiamo vivendo quello in questo istante che hanno vissuto le due coscienze, cioè l'inizio, la fine e lo svolgersi della dualità. Pensate alla nostra vita. Noi siamo qui per imparare l'unica cosa che la coscienza non sa. Cosa vuol dire essere duali? Cosa vuol dire essere in due? Tutta la vita la viviamo nel cercare di comprendere e di superare il problema della separazione. Separazione da un posto, separazione da un lavoro, separazione da un libro, separazione da un ideale, separazione. Ognuno di noi, nel suo piccolo, crea la sua separazione e si sbattezza per tutta la vita nel cercare di capire quella parte che a lui è stata assegnata. Ma una volta che si è capito questo, e una volta che si è capito che la separazione, cioè la dualità, è finta, le cose cambiano. Perché? Perché noi chi saremo? Noi siamo i creatori dell'universo. La coscienza si è divisa in due. Ognuna delle due coscienze si è divisa in due, in quattro, in otto, in 16, in 32. E noi, ognuno, è un pixel, è una telecamerina piccola, staccatasi dalla coscienza grande. Questo cosa vuol dire? I fisici cosa dicono? Che l'universo è un ologramma. Gli ologrammi come sono fatti? Sono fatti di immagini con tanti pixel. Ogni pixel contiene tutte le informazioni dell'ologramma. Però il rapporto segnale-rumore di fondo, quando ti aumenti una fotografia per vedere i particolari, alla fine arrivi a un quadrettino che non vedi più nulla. Ecco, il rapporto segnale-rumore di fondo è a nostro sfavore. Il rapporto segnale-rumore di fondo è la quantità di consapevolezza che noi abbiamo di essere. Ma man mano che tutto va verso la fine del tempo, la nostra consapevolezza, secondo il secondo principio della termodinamica, aumenta sempre, lo dice
il secondo principio della termodinamica. Quindi noi arriveremo alla fine dell'universo che dentro questo quadrettino allarga fino all'infinito, noi vedremo esattamente tutta l'immagine dell'universo come se la guardassimo tutta. È tutto estremamente ben definito. Cosa vuol dire? Che ognuno di noi avrà acquisito quella consapevolezza gigantesca che ha tutto l'universo, perché ogni puntino, separazione, è in realtà lo stesso universo. Una volta che uno capisce questo, capisce anche che siccome noi siamo i creatori dell'universo, siamo venuti qui per fare l'esperienza della separazione, perché attraverso questa esperienza poi tutto tornerà a essere uno, e questo uno avrà capito, avrà compreso. Nell'istante in cui l'uno ha capito e ha compreso, si crea un problema. Innanzitutto, prima di arrivare qui, negli istanti in cui noi stiamo cominciando a comprendere che noi, da creatori dell'universo, siamo posti qui, non ci dobbiamo ricordare che siamo i creatori dell'universo, perché sennò l'esperienza perde di valore. L'esperienza si può fare solo se c'è il pathos, cioè l'idea che tu stai facendo qualcosa, stai imparando qualcosa. Nel film americano, il ricco signore americano vuol passare una settimana nel Bronx volendo provare che cosa si prova quando si è poveri. Questa non è l'esperienza, te lo sai che dopo una settimana torni ricco. Pensa a questo qui che veramente se la fa sotto perché è nel Bronx e potrebbe morire da un momento all'altro con una coltellata di passaggio. Questa è la vera esperienza, questa è l'esperienza della vita. Noi siamo i creatori dell'universo, ma non ce lo dobbiamo ricordare. Nell'istante in cui però facciamo tutta una vita tesa a comprendere questa cosa, ci sta che qualcuno di noi capisca questa cosa. E nell'istante in cui l'ha capita, siccome lui è il creatore dell'universo, da quell'istante in poi si crea all'esterno una realtà diversa, che gli permetterà di vedere che la dualità non esiste, e si comprende che la dualità esiste solo se tu credi che esista e la crei perché tu pensi di creare questa cosa qui, e questa cosa creata da te inconsapevolmente ti viene addosso. Quando ti entri nelle scuole elementari, la prima cosa che ti dicono: guarda che l'universo è duale, e da lì tu cominci a creare l'universo duale e sei fregato, totalmente fregato. Devi riacquisire la consapevolezza che le cose non stanno così. Te sei il creatore dell'universo. A quel punto guarderai l'universo e scoprirai che tutta la separazione che c'è è una separazione puramente simbolica che serve solo a farti capire alla fine che la separazione non c'è. Per questo devi nascere, vivere e morire, per comprendere attraverso la morte, l'atto finale dell'inizio e della fine, che la morte non c'è e l'unica possibilità di farlo è crepare. Questo che cosa vuol dire? Mi fa ridere il Carosello quando dice la cellulite è una malattia. A me mi sembrava una cosa normale, bisogna rimanere giovani. No, devi fare l'esperienza dell'invecchiamento. Te sei venuto qui per fare questa cosa. La dualità non è, non scopri che la dualità non c'è più, scopri che quando stai giocando una partita a scacchi, a un certo punto della partita ti rendi conto che il tuo avversario sei te, che tu hai creato la partita, che tu hai creato gli scacchi, che tu hai creato le regole, e vincere e perdere è la stessa cosa, perché se vinci non hai imparato nulla e quindi hai perso, se perdi hai imparato qualcosa perché l'altro che è più bravo di te ti ha insegnato. Allora tu comprendi che l'altro sei te. Nell'istante in cui ciò accade e sei a metà partita, dici: ho capito tutto, me ne posso andare a casa. No, perché hai passato metà della vita all'interno di una matrix in cui tu dovevi credere di vivere in un universo duale. Dopo devi fare l'esperienza dall'altra parte e comprendere che la dualità non esiste, che i buoni e i cattivi non ci sono, che i vincitori e i perdenti sono la stessa cosa, ma devi guardare da fuori questa cosa. Ed ecco che succede che te guardi i tuoi colleghi e dici: ma perché loro stanno sempre dietro a voler fare carriera, voler fare soldi? Non hanno capito che le cose così non sono, non tornano, non serve a niente. I soldi sono una separazione sociale tra ricchi e poveri.
La termodinamica ti dice che non ci devono essere piani di dissimmetria, perché sennò l'entropia non cresce. Quindi, per esempio, si capisce a livello sociale che noi stiamo andando in una direzione che non è la direzione corretta. Uno dei falsi problemi è il problema della sessualità, del genere, non è meglio dire così, maschi e femmine. Guardate, nel mito c'è scritto tutto. Cioè, si è parlato prima del mito dell'androgeno. Allora, il mito dell'androgeno contiene la fisica quantistica. Voi pensate all'androgeno. L'androgeno è una cosa che ha giustamente quattro braccia, quattro mani, due teste, e il maschile e il femminile sono collegati tra di loro per la schiena. Che significato ha questo? Che l'essere creato così, che contiene tutte le informazioni del maschile e del femminile, ebbene, l'essere creato così è diviso internamente perché lui non conosce lei, perché non si guardano in faccia. Questo è il vero significato. Parte il tempo, l'androgeno è stato separato dagli dèi. Ne possiamo parlare perché? Perché gli dèi hanno paura di un uomo costruito così, perché è troppo potente, si dice nel mito, e se questo qui con tutta la sua capacità ci fa un mazzo così, gli dèi dopo cosa fanno? Questo nel mito c'è scritto e nel mito è reale, perché poi possiamo comprendere che siamo noi ad aver avuto la necessità di creare gli dèi, perché Dio non ha la necessità di creare l'uomo. Dio non può avere la necessità di creare l'uomo, apro una brevissima parentesi, perché Dio nell'accezione delle religioni è un essere perfetto. L'essere perfetto ha un problema: non può creare una cosa imperfetta. La coscienza sì può creare l'uomo, perché la coscienza è imperfetta, perché non ha l'informazione della dualità che si deve conquistare attraverso l'esperienza del fare. Ma Dio è perfetto, è tutto, e quindi non ha bisogno di creare l'uomo. Questo che cosa vuol dire? Semplice, che noi siamo i creatori ancora una volta dell'universo, ma non lo sappiamo. E che cosa abbiamo bisogno di capire? Quello che noi non abbiamo capito, che siamo Dio. E come facciamo a capirlo? Lo creiamo fuori, perché l'incontro con l'esproiettamento di quello che noi non abbiamo capito all'esterno, che ci viene addosso, ci fa capire che quello è Dio, nella speranza di poter capire anche il passaggio successivo, che noi siamo Dio. Quindi noi creiamo Dio, Dio non crea noi. Questo è chiaro all'interno del discorso di una fisica quantistica, ma anche al problema del mito. L'androgeno, chiusa parentesi, l'androgeno parte il tempo. Il tempo è circolare secondo la fisica quantistica, cioè tutto ciò che sta accadendo ha la probabilità di riaccadere. La idea di circolarità è stata distrutta da Sant'Agostino per un semplice problema. Sant'Agostino distrugge la fisica quantistica. Dio ha creato l'uomo, l'uomo ha peccato e Dio lo ha perdonato. Se il tempo fosse, come dicevano gli antichi prima di Sant'Agostino, circolare, e come torna a dire la fisica moderna oggi, l'uomo potrebbe ripeccare e Dio lo dovrebbe riperdonare, ma Dio non se lo può permettere di riperdonare l'uomo. Quindi Sant'Agostino si immagina, si inventa l'idea che il tempo non possa essere come gli antichi sapevano, gli antichi siamo sempre noi, inconsapevolmente lo sapevamo, che il tempo era circolare. E quindi dice il tempo è lineare. Ilia Prigozhin ci prende il premio Nobel su questa cosa, ma una settimana dopo dice: eppure c'è qualcosa nella questione del tempo che non mi torna. Gli avevano dato il premio Nobel e lui stava già pensando di contestare la motivazione del perché gli avevano dato il premio Nobel sul fatto che la freccia del tempo andava in una certa direzione. Lo sapete perché? La freccia del tempo va in una certa direzione perché l'entropia aumenta sempre. Se l'entropia diminuisse, allora il tempo dovrebbe tornare indietro, e ai fisici non tornava. Sant'Agostino ha fatto un casino della Madonna con la fisica quantistica. In realtà si scopre che il tempo è circolare. La fisica quantistica oggi torna a dire questo. L'androgeno parte, si staccano i due, e circolarmente si rincontrano alla fine del cerchio dell'unico
cerchio che esiste, quindi Sant'Agostino sia pure calmo, il tempo è circolare, ma non ci sono due giri, ce n'è uno solo. Quindi Sant'Agostino è contento. A questo punto, quando i due esseri hanno fatto il percorso temporale e si rincontrano sotto forma dell'ermafrodito. L'ermafrodito è quell'essere maschile che si sta facendo il bagno nel laghetto. L'acqua è la rappresentazione della mente, sempre, il colore verde della mente, il prato che avete visto prima, nella la mente, verde. Arriva una ninfa, vede questo bel ragazzotto, ci si butta nel lago a pesce, lo avvinchia e chiede agli dèi, perché la parte maschile se lo voleva scrollare di dosso questa parte femminile, nel mito così c'è scritto. Questa invece la ninfa vuole rimanere attaccata a questo qui, non lo vuole mollare. E allora la ninfa chiede agli dèi di rimanere per sempre attaccata alla sua parte maschile. Gli dèi, che sono anche un po' stronzetti, la contentano. E c'è la fusione dell'ermafrodito, che esce dal lago e dice: tutti coloro che si bagneranno in questo lago faranno sostanzialmente l'esperienza che ho fatto io. La riunificazione del maschile e del femminile, staccato dagli dèi, che torna questa volta a incontrarsi, ma en face, di faccia, perché ognuno dei due ora ha la consapevolezza dell'altro. Quello che è l'essere nuovo, quello che ha fatto il percorso di consapevolezza e che è stato dualizzato durante la realtà virtuale, questa che noi stiamo vivendo, torna a essere uno. Nell'istante in cui torna a essere uno, questo percorso è un percorso coscienziale. Che cosa vuol dire essere uno? Vuol dire che il maschile deve comprendere che senza la parte femminile non va da nessuna parte. E viceversa. Dov'è il problema? Il problema è che oggi, siccome noi viviamo in questa realtà duale, noi crediamo che, parlo per un attimo dal punto di vista maschile, il confondersi con la realtà del femminile ti fa perdere la tua identità di maschio, e il maschio ha paura di perdere la propria identità, perché perdere la propria identità porta poi sostanzialmente al suicidio. Il maschio non perde la propria identità, torna a riacquisire l'identità della coscienza unitaria, e così il discorso è per il femminile. Nelle favole, che sono la rappresentazione del nostro inconscio più profondo, c'è il principe che salva la principessa, o la figura femminile della favola, e poi c'è sempre la strega, la cattiva, che sono la rappresentazione degli dèi che hanno voluto invece creare la dualità. E lì succede una cosa incredibile: e il principe arriva e a un certo punto salva la principessa e gli dice sostanzialmente: cara principessa, t'ho salvato, ora vieni nel mio castello a lavarmi i piatti tutti i giorni. A quel punto la principessa gli dice: no, allora scusa, rimango qui. Ecco, l'istante in cui che noi stiamo vivendo è il momento dell'inizio della separazione, l'inizio della dualità, l'istante in cui le due sfere coscienziali si separano e noi stiamo tentando di costruire un percorso che torni ab inizio. Se non abbiamo consapevolezza e coscienza di quello che eravamo e non abbiamo capito che cosa vuol dire essere duale, cioè essere maschile e femminile insieme, non riusciamo a fare il matrimonio alchemico, che è quello fondamentale a cui tutti, purtroppo, dai Rosa Croce in giù, stanno tentando di far capire che si deve fare quel percorso, anche se in realtà con presupposti differenti, no? Tutti gli aspetti massonici sono legati al fatto che la gnosi è solo per pochi, gli altri cazzi loro. In realtà la gnosi è per tutti, e quindi non ci deve essere la massoneria, che deve essere eliminata dalla faccia della terra, perché è l'ombra degli dèi che hanno separato il maschile dal femminile. E in questo aspetto della dualità,
che voi vedete nelle formule della fisica quantistica, ci sono questi aspetti, ne potremmo parlare a ore, che vanno dal principio di indeterminazione di Heisenberg alla formula di Schrödinger sulla probabilità che un evento accada. La gente pensa che la probabilità che un evento accada sia legata al fatto che questa pallina può andare a destra o andare a sinistra. E c'è una formula. Quindi sembra che ci sia una dualità. Vedi, può andare a destra o può andare a sinistra. In realtà la gente non si accorge che in questa formula c'è la somma di due formule. La pallina può andare a destra o stare ferma. La pallina può stare ferma o andare a sinistra. Quando fai la somma, lo stare fermo scompare. Cosa vuol dire? Che quella che è la scelta fra due possibilità è in realtà non un problema duale, ma un problema primale. Sapete che c'è un teorema, che è il teorema della, della dualità forte, si chiama così, e dice: se io ho due cose e queste due cose rappresentano il mio problema che io devo risolvere, esiste la possibilità che ci sia una cosa sola che io posso descrivere matematicamente e il risultato di questo problema è identico come risultato, quello del problema primale, al risultato del problema duale. Qui si capisce una cosa fondamentale, che le due pallette, che sono le due coscienze che hanno dato origine alla dualità, se noi le studiamo bene, comprenderemo esattamente che cos'è l'unicità, cioè la coscienza di partenza. Quindi comprendere che il maschile e il femminile sono erroneamente due aspetti della dualità, ma sono in realtà due simbolon. Sapete cosa vuol dire simbolo? Il simbolo è quel qualcosa che si deve riunire a quell'altra parte di sé. Quindi è simbolica questa cosa qui. Ed è talmente simbolica che noi, alla fine, quando comprendiamo che dobbiamo per forza essere maschio e femmina insieme, che vuol dire essere, aver capito che la nostra parte animica e la nostra parte spirituale sono due oggetti che sono stati staccati per fare, per forza di cose, l'esperienza della dualità. Perché se tu non fai, non sei. Tant'è vero che subito dopo l'esperienza finale, comprendere quindi che noi dobbiamo gestire la parte maschile e femminile, fare durante in questo percorso di vita l'esperienza del maschile e del femminile, in qualche modo, guardando anche l'altro, la nostra controparte. Io ho una controparte femminile, per esempio, che non vuol dire che c'è scritto femmina sulla carta d'identità, bisogna vedere cosa c'è dentro lì. Quindi è un maschile e un femminile che va al di là di quello che c'è scritto sulla carta d'identità, che mi fa da specchio. Io guardando l'altro devo capire la parte di me che l'altro rappresenta, cosa c'è che non ho capito, perché sono a specchio, io mi sto creando la mia realtà tutti i giorni. E quindi questo che cosa succede? Succede che noi poi riusciamo a sopravvivere e a vivere in armonia in quello che si chiama poi, io ho chiamato il mondo felice, che non è un mondo dove tutti ridono dalla mattina alla sera, ma è un mondo dove c'è l'armonia tra il maschile e il femminile. Quando questa armonia esiste, le due forme d'onda, seno di omega t più fi, si sommano insieme e danno un unico suono, un unico canto, che è il canto dell'universo, le sfere angeliche che la New Age tira fuori. Ma c'è l'ultimo step oltre questo, che è la comprensione del fatto che la morte in questo universo non esiste. Perché se abbiamo visto che la dualità è solo un percorso finto che noi dobbiamo attraversare per capire che la dualità non esiste alla fine, e lo facciamo attraverso l'esperienza e la comprensione della dualità, dobbiamo capire anche che il nascere e il morire ha un significato preciso. Torniamo alla coscienza e vediamo che cosa succede. Noi abbiamo capito tutto. A questo punto noi ci riuniamo ancora una volta in quella che è l'essenza della coscienza totale. Il momento in cui l'entropia S, che è uguale al meno il logaritmo dei microstati, diventa zero, perché i microstati totali, cioè quanti siamo noi, uno. Il meno il logaritmo di uno è zero. Il valore dell'entropia massimo in questo universo è zero. Perché l'entropia parte da meno infinito, il disordine più incasinato che c'è all'inizio dell'universo,
e arriva al massimo a zero. Quindi è vero che l'entropia ha fatto un grande viaggio che vale l'infinito, ma il valore a costo, l'universo non costa niente, è nato dal niente e tornerà a essere niente, ma questo non ci deve preoccupare, non c'è la morte e il niente sono due cose diverse, ridefiniamo la morte, perché se noi continuiamo a dire vita e morte c'è la dualità, allora ridefiniamola, la coscienza all'inizio ha avuto bisogno di completare la sua esperienza comprendendo cosa voleva essere duale, lo comprende, quindi attraverso l'esperienza della scissione, benissimo, fatto tutto, si riunisce la coscienza. In quell'istante la coscienza ha capito tutto. Che cosa fa la coscienza? Non ha più bisogno di fare qualcosa, perché il bisogno è una misura del concetto di separazione. Io ho bisogno. La coscienza, se non ha, se ha capito tutto, non ha necessità di niente, quindi non ha bisogni. In quell'istante la coscienza si richiude in sé e cosa fa? Muore? No, la coscienza va in stand-by, si direbbe così oggi, cioè è sempre viva. Allora vedete che vivo non vuol dire essere vivo o essere morto, vivo vuol dire fare o non fare, è una cosa molto diversa a livello di dualità. Faccio e quindi attraverso il fare mi manifesto. La gente vede i fotoni, li metto alla luce, perché i fotoni mi colpiscono. La mia coscienza ha capito che i fotoni mi colpiscono. Se i fotoni mi passano davanti, e la luce vedete che è invisibile totalmente, è come se non esistesse. Io non la vedo, perché non c'è nessuna interazione tra me e la luce. In questo contesto, la coscienza alla fine rimane ferma. Ma rimanere ferma non vuol dire essere morta, vuol dire non avere necessità di compiere atti perché so già tutto. Questo ha un significato fondamentale. È l'ultima barriera che l'uomo che fa questo percorso di acquisizione di coscienza deve capire. La morte non esiste perché c'è solo la vita. È come l'entropia, l'antientropia non c'è. E questa cosa ci deve fare pensare, perché comprendere questo distrugge l'ultima barriera che noi potevamo comprendere, che era la vita e la morte sono un'espressione della dualità. No, non è vero, perché non c'è la vita e la morte, c'è solo la vita e la vita, c'è il fare e il non fare. Ma siccome il non fare, lo abbiamo visto all'inizio della nostra chiacchierata, non è niente, è zero, non lo segni, non è una scelta, è il non fare. Quando tu tiri in alto una monetina e pensi che per il 35% ti darà croce, questo vuol dire che per il 65% ti dà testa. Questo cosa vuol dire? Che in quel 35%, che è il valore dell'esperimento, c'è la informazione del fatto che c'è anche la possibilità ben precisa che la monetina caschi dall'altra parte. Quindi in un solo numero, in un solo valore, c'è la rappresentazione della dualità, in un solo valore. Non c'è bisogno di fare due misure, basta farne una sola. Fino all'istante in cui... Perché c'è bisogno di fare due misure? Due misure solo perché l'universo è virtuale. Virtuale cosa vuol dire? Non vuol dire finito. Virtuale vuol dire modificabile. Cioè, io sono qui, ora, mi sposto e sono qua, dopo. Qui, qua, ora, dopo. Devo fare due misure per evincere la differenza che c'è tra il prima e il dopo. Questo è il nostro cervello, funziona così. Nell'istante in cui comprendiamo, la fisica ce lo dice, che il tempo non esiste, che tutto accade in un unico istante, che è l'istante di comprensione, dobbiamo passare attraverso questa fallace idea che esiste la dualità, solo per capire che la dualità non c'è, il nostro problema è finito. La seconda parte del gioco di scacchi è questa. Dobbiamo comprendere che l'altro siamo noi. Grazie. Yeah.
domenica.